San Francesco nasce ad Assisi nell'anno 1181. Suo padre, Pietro Bernardone, era un mercante di stoffe piuttosto benestante. La mamma, Pica, era una nobile. Francesco trascorre la sua adolescenza lavorando nella bottega del padre, ma a quell'età la sua preoccupazione più grande è divertirsi con gli amici. Nel cuore ha un desiderio che non nasconde. Vuole diventare cavaliere e compiere gesta di eroismo e di coraggio. La rivalità tra le città di Assisi e Perugia è molto forte. Nel 1202 scoppia un conflitto, Francesco si arma e combatte, ma viene catturato e rinchiuso in carcere a Perugia. Qui, dietro le sbarre, comincia a pensare al suo futuro e a chiedersi che cosa vuole il Signore da lui. Viene liberato dietro pagamento di un riscatto. Tra il 1203 e il 1204 parte per la crociata, ma presto si ammala e torna ad Assisi. In lui si fa sempre più forte il desiderio di donarsi a Dio e di vivere amando il Signore bisognoso, nei deboli, nei lebbrosi, nei reietti, negli ammalati e negli emarginati. Nel 1205, mentre sta pregando nella chiesa di San Damiano, sente per tre volte una voce che proviene dal crocifisso. È Gesù che gli ordina: Francesco, va e ripara la mia casa, tutta in rovina. Francesco ha compreso cosa vuole il Signore e decide di donare la sua vita a Cristo, nonostante la forte opposizione del padre, Pietro Bernardone, che lo denuncia. Davanti al vescovo in piazza d'Assisi, Francesco lascia i suoi abiti e davanti a tutti afferma: da ora in poi mio padre è Dio. Inizia così quella splendida avventura che donerà alla Chiesa e al mondo un grande santo che tutti conoscono come il poverello di Assisi. Preghiera, scelta di una vita povera e amore al prossimo bisognoso d'aiuto, nel quale Francesco vede nascosto Gesù. Francesco ha un'immensa considerazione dei sacerdoti, che sono ministri di Dio, perché solo loro possono celebrare la messa e consacrare il pane e il vino, che diventano il corpo e il sangue di Cristo. Un giorno Francesco dice ai suoi compagni: «Non criticherò mai i sacerdoti, perché in loro io scorgo il Figlio di Dio, li voglio onorare come se fossero miei signori, perché in questa vita io posso vedere veramente Gesù solo quando un sacerdote consacra il pane e il vino. E ancora, Gesù viene ogni giorno in mezzo a noi con umile apparenza, ogni giorno scende dal cielo sull'altare nelle mani del sacerdote che celebra la messa». Frate Tommaso da Celano, amico di Francesco, racconta che il poverello di Assisi diceva spesso: «Se mi capitasse di incontrare insieme un santo che viene dal cielo e un sacerdote poverello, saluterei prima il sacerdote e correrei a baciargli le mani, perché nelle mani del sacerdote, durante la messa, al momento della consacrazione, si fa presente realmente Gesù». Francesco di Assisi amava Gesù più di ogni creatura e a lui ha dedicato la sua vita. Amava i poveri perché vedeva loro, in loro, il Signore, ma riservava l'amore più grande per l'Eucarestia, il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù che il sacerdote rende presente nella messa. Vieni, vieni, fa tutte le sue considerazioni, non ascoltarlo, vieni.